Buonasera e ben trovati all'ottavo appuntamento del GT Hero Series di Racing on the Web in cabina di commento. Come al solito, insieme a me c'è Giacomo Ciucci. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera Giacomo, allora un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo, anche al buon Giuseppe Mazzei. Ciao Giuseppe che ci segue dalla chat. Che dire, 2 minuti e 50 la qualifica. Abbiamo in testa attualmente Melonari, seguito da Carturan e Tortella, ma le immagini sono puntate sull'attuale leader del campionato, Nicolò Bilancini, che sta effettuando il suo giro. Anzi, questo è il giro di lancio, quindi andrei più che altro su Roberto Carturan, che sta 3 decimi sotto il suo tempo migliore. Ricordiamo, Melonari è attualmente primo con 1:42,171,41,085, il suo best, quindi è l'attuale tempo della pole, Giacomo. Sì, ma Carturan è proprio lì vicino, infatti ha fatto registrare un 1:41,187 e si sta migliorando. Però è da segnalare già il primo colpo di scena perché non vedo Porreca. Eh sì. Quindi non lo so, avrà avuto problemi di connessione forse, non so, anche perché mi sembra di averlo visto nella sessione precedente di pratica libera, quindi non so che dire. E quindi sì, è assolutamente un colpo di scena perché non prendendo parte alle qualifiche sicuramente qualora dovesse riuscire a rientrare per la gara partirà da ultima posizione, così come parte da ultimo lo stesso Gianluca Gili, wildcard che abbiamo concesso per questa gara con la sua Honda, andiamolo a inquadrare un attimino, è penultimo in questo momento perché Antonacci comunque anche lui non ha, senza un attuale tempo, comunque il pit lane non effettuerà le qualifiche e torniamo, ci siamo persi la prima posizione attuale di Lorenzo Tortella, quindi pole di Lorenzo Tortella momentanea quando mancano 1 minuto alla qualifica, alla fine della qualifica. Saluto anche. 1:40,866. Eh sì, salutiamo anche L'Oreali 04 che ci scrive dalla chat e quindi vabbè, torniamo. Oh, sì, ho fatto un po' di regia. Melonari è sceso in terza posizione perché comunque Carturan nel suo giro che stavamo commentando prima ha limato e quindi è riuscito a passare avanti a Melonari e poi è arrivato Tortella, insomma ha preso un po' tutte e due alla sprovvista e si è preso la prima posizione. Ma Donato Porreca, attenzione perché Donato Porreca, io ce l'ho in. Vediamo, forse è entrato adesso oppure starà entrando perché me lo dà in terza posizione a me, Giacomo, sul muro dei tempi. No, non credo, anch'io lo vedo là, ma poi nel tempo del gioco non compare neanche come nome, quindi non vorrei che fosse un fake quello che vediamo, lo vedo anch'io nel software. Ok, va bene, allora niente, siamo con Giovanni Monaco che è molto vicino, no, in questo ha perso 2 secondi in questo giro, si è fermato, va bene, quindi pure lui qualifica chiusa e vediamo che okay, Armando Ortensi, vediamo il giro di Armando Ortensi perché attualmente è un decimo sotto il suo miglior tempo. E vediamo se riuscirà a migliorare la sua settima posizione attuale. Si trova dietro a Baldi, veramente di pochissimi millesimi. E si trova nella parte conclusiva del tracciato di Kyalami, che non abbiamo ancora detto che ma si corre gara 8 a Kyalami in Sudafrica. Quindi niente, siamo. Sì, ottavo appuntamento, terz'ultima gara. Abbiamo detto che non è. Non abbiamo detto che gara sprint, quindi una gara da 60 minuti. Sì, gara da 60 minuti con nuvoloso e pista relativamente calda, con 28 gradi nell'aria, 34 gradi dell'asfalto e viene data come clear, quindi diciamo condizioni ideali, via.
Ecco, qui abbiamo visto che Ortensi ha migliorato il suo tempo e si è andato a prendere la sesta posizione, quindi ha scavalcato Andrea Baldi in settima posizione. Quindi ricapitoliamo, la qualifica è finita, sono tutti piloti ai box, vediamo in questo momento. Sì, quindi abbiamo Lorenzo Tortella, 1.4866 il tempo della pole per lui, veramente a 72 centesimi, Molto vicini, molto vicino molto vicini. Carturan con la Aston Martin, quindi Porsche di Tortella, Aston Martin di Roberto Carturan. Melonari, altra Porsche, a 2 decimi, sì, 2 decimi di stacco, no, 2 centesimi, Poi sì. c'è Monaco con la Mercedes, ma adesso attenzione perché vedo un Porrega in classifica, quindi non vorrei che fosse rientrato sullo scadere dei tempi. Viene schierato? No, non lo vedo sullo schieramento, però è un attimo da verificare, magari c'è un po' di lag. Beh, non so, no, non abbiamo la quarta posizione Sentite. adesso. Giacomo, se puoi andare un attimo Sì, su... sì, sì, sì. Sì, ok, ci prendiamo un attimo, ci sono 6 minuti di... Forse c'è qualche problema per Porreca, vediamo se riusciamo a inserirlo in griglia. E vabbè, 5 minuti e 30 Minuti alla vista. Porreca sessione di gara. E quindi... non riesce ad entrare. Un attimo solo. Riesce ad entrare perché è scattata la gara. Si è disconnesso a fine qualifica. Fuck. No, lì in qualifica non l'ho mai. Ah, allora era già scollegato. Sì. Ok, quindi ci sono Cazzo. problemi tecnici Sì, noi non lo da sapevamo. valutare un attimino, però Sì. come mancano 5 minuti alla gara. Ok, in questo momento sto riaprendo un po' tutto. Va bene, diciamo che allora Tortella, Carturan, Melonari, quindi Tortella e Carturan in prima fila, seconda fila per Melonari e Gianni Monaco a questo punto. Niccolò Bilancini, Armando Ortensi in terza fila, quarta per Baldi Rotundo, Poli Biasso per la quinta, sesta per Giuttari Santa Croce, e settima per Morandi Reali, ottava Giovannelli e Andrea Brunini, Mecchetti e Vigni occupano la nona fila, decima fila per Zecchin e Doria. Abbiamo Pasquazza e Catta in undicesima e Gianluca Gilli e Antonacci in dodicesima, quindi 24 piloti partenti, e attendiamo un attimo 4 minuti di gara, anche cosa sceglierà da fare un attimo la DG. Un attimo di pausa. Ok, mancano 2 minuti e 50, lanciamo la sigla e siamo pronti per la gara. Ok. Ok, siamo pronti, tutti pronti per la gara.
partenza. Salutiamo Bimbo, nostro grande Bimbo che ci segue anche lui dalla chat. E vabbè, abbiamo detto che abbiamo detto la qualifica, abbiamo commentato la parte finale e insomma la griglia di partenza. Il meteo. Allora, il meteo è più o meno come la qualifica, nel senso viene dato tempo nuvoloso, poi temperatura dell'aria 28 gradi e la pista 36 con pista green, clear, quindi diciamo che ci dovrebbe essere un grip ideale, ecco, fin dalle prime fasi di gara. Beh, comunque qua anche le gomme, insomma, i setup sono messi a dura prova, visto che è una pista molto mista con saliscendi, curve a gomito, curve di percorrenza, per cui verrà fuori sicuramente la tecnica dei piloti, i vari settaggi che hanno ottimizzato per le proprie vetture, sarà molto interessante. Poi abbiamo visto anche dalle qualifiche che i tempi, tutto sommato, sono molto vicini, quindi mi aspetto una gara, anche se breve, ma interessante. Sì, dove troviamo comunque un Tortella in pole che durante la settimana era un po' preoccupato visto che non riusciva a trovare sia il passo gara che il tempo. Si è allenato molto in questi ultimi 2 giorni anche nei server pubblici per riuscire a trovare un po' quel pezzo mancante che gli mancava. In effetti penso che l'abbia trovato tranquillamente perché insomma si è messo davanti a tutti, anche soprattutto davanti a un Carturan in grandissima forma. E ricordiamo comunque la sfortuna dell'ultima gara a Spa, della 3 ore di Spa, dove era in seconda, mi pare, posizione, o in terza, che è stato disconnesso a 3 quarti di gara, e insomma anche lì stava prendendo parecchi bei punti. E purtroppo per lui, insomma, si è dovuto così ritirare per problemi tecnici. Cause forze maggiori, quindi c'è poco da dire. Esatto, quindi eccoli qua, sono partiti per il giro di ricognizione e ok, tutti i piloti regolari. Vediamo più avanti una Porsche, ho visto più dietro che non è partita. Vediamo se era quella di vedo una Porsche ferma. Sì, vedo una Porsche ferma che probabilmente è quella di Poli? Gridello o Poli. Sì, Daniele Poli Ah, probabilmente. adesso è partito. Eccolo qui, è partito, quindi problemi per lui, si deve accodare al gruppo. Sì, è la Porsche di Daniele, Sì, vediamo Poli. che procede molto molto lentamente, quindi subito problemi per lui molto importanti, probabilmente perché si è fermato completamente. E adesso vediamo. Ai ai ai. Eh sì. Ogni tanto fa un piccolo tentativo, già avrei raddoppiato al primo giro senza una mossa, per cui E vabbè, torniamo avanti, magari più in là assolutamente. vedremo cosa le sorti di Daniele Poli. Magari gli sarà saltato qualche settaggio della postazione, non ho idea. Adesso sembra che sia ripartito full, per cui staremo a vedere. Vediamo che allora andiamo avanti sul tracciato comunque che sì, molto molto tecnico già come questo. Beh, direi proprio di sì, come dicevo prima, ci sono dei saliscendi, curve a gomito, tornanti, cioè c'è di tutto su questa pista. Curve di percorrenza, intanto stanno raggiungendo l'ultima parte della pista per quindi dare il via alla gara. Stanno raggiungendo la curva numero 15 per arrivare al tornante, l'ultimo tornante della pista, che è la curva numero 16, e quindi il via della gara. Eccoli qua, vediamo che all'ultima curva si predispongono tutti in doppia fila e vediamo che Tortella comunque ha la traiettoria esterna e Carturan quella interna alla prima curva, si aspetta solamente il green flag che arriva adesso, vanno subito all'interno, Monaco che tenta di prendere in...
E si era preso comunque un sorpasso su Cartola che è partito malissimo. Tortella parte molto bene. Le due Porsche dei VDA sono partite anche loro molto bene. Monaco anche. Quindi vediamo Tortella subito con Melonari e Gianni Monaco, primo, secondo e terzo. Cartola ha perso tre posizioni. Quindi si deve adesso vedere da Bilancini. Quindi è in quinta posizione. Vediamo che dietro sono passati indenni tutti quanti. Dalla prima variante, e anche vediamo il sorpasso pure di Giuttari su Morandi. Se non erro, subito dietro abbiamo un Biasso che attacca Bilancini. Anche lui è partito bene. Attenzione, si è girato in questo momento il numero 67 che è Saverio Antonacci. Antonacci, sì. Vediamo qui, sta riprendendo la pista, vediamo anche la numero 303 che è Sì, subito Daniele dietro. Poli che Sì. sta ricostruendo. Va bene, Sì, torniamo subito avanti perché la pista qui, sì, sì. già come abbiamo detto, non è facilissimo sorpassare, ecco. No, non ci sono molti punti per il sorpasso e secondo me non è nemmeno facile stare dietro al pilota che ti precede perché comunque sono molti importanti riferimenti per le staccate e ovviamente stare dietro è scomodo, per cui sarà molto interessante. Sicuramente Lorenzo Tortella, che attualmente è in pole, in prima posizione, ha il vantaggio di avere pista libera davanti a lui e già si è preso qualche metro da Melonari, che è un po' incalzato da Monaco con la Mercedes. Anche qui, trattandosi di macchine diverse, c'è l'effetto elastico tra la Mercedes e la Porsche. Sta unendo anche alla festa, sto vedendo anche le Aston Martin di Carturan e Bilancini, quindi come dicevo, una gara molto interessante. Eh sì, abbiamo visto l'attacco di Bilancini sul rettilineo iniziale sul T1, ma Carturan ha protetto molto bene l'interno e insomma è ancora lì davanti, però Bilancini si fa veramente molto pericoloso, così come Biasso alle sue spalle sembra molto aggressivo e sembra anche essere molto in palla. Dietro troviamo, dietro di loro, Rotundo e Andrea Baldi, eccolo qui, che sono anche molto vicini tra di loro, le due Audi dell'SPVS di Giuttari, che è avanti al suo team manager Pierfrancesco Santa Croce. E più dietro vediamo la vettura 777 per il Team 7 di Giuseppe Reali in dodicesima posizione, che è davanti a Giusto Giovannelli. Torniamo un attimo davanti per vedere un po' le posizioni, che se sono cambiate o sono abbastanza stabili. Tortella taglia il traguardo al secondo giro davanti a Melonari e Monaco in terza posizione. Da segnalare che il giro veloce attualmente è di Melonari perché è 1.42.120 contro, vabbè no, abbiamo un 1.41.232 di Donato, che certo Donato me lo dà in classifica ma non è tra i piloti in pista, quindi questo famoso bug di cui ti parlavo prima, vabbè lasciamo perdere, è rimasto visibile nel software. Quindi giro veloce di Melonari, 1.42.120. 1.42.120, sì, adesso siamo con le telecamere puntate su Armando Ortensi, che si fa veramente aggressivo su Gianni Monaco, pilota VDA. E dietro di loro comunque iniziano a prendere qualche metro di vantaggio su Carturan e Bilancini, che si trova ancora dietro Carturan. E qui ha messo già qualche metro per stare un po' più tranquillo Roberto Carturan. E vediamo l'attacco di Ortensi, che si fa vedere all'interno ma non affonda il colpo, magari solo una manovra per farsi vedere. Qui questo pezzo è Sì, veramente per difficile, sì. rallentarlo un po'.
D'altronde bisogna indurre, come dicevamo prima, è difficile superare, quindi indurre il pilota all'errore. L'unico sistema è farsi vedere, stuzzicare, tirare un po' la staccata. Beh, insomma, chi ha preso un volante fra le mani sa chiaramente quali sono le armi del mestiere. Assolutamente sì, Giacomo. Vediamo che comunque sono molto vicini, ma la gara è, essendo di 60 minuti, comunque devono comunque cercare di trovare subito il modo di passare, perché. Errore di Monaco e Ortensi lo sopravanza. Errore uscito alla curva sbagliando la staccata e viene anche sì, contatto con Carturan e viene sorpassato anche da Carturan. Quindi Monaco dalla terza posizione alla quinta attualmente. Eh sì, è stato fatale l'uscita un po' scomposta da curva 3, e adesso, insomma, ha perso due posizioni, deve ricostruire la lotta per il podio, soprattutto da tre piloti, Hortensia e Carturan, che stanno passando un buon momento di forma. Ma soprattutto come vedevamo prima, diciamo che Monaco non voglio dire che faceva da tappo, però ha perso un po' il contatto con Tortella e Melonari, per cui ipotizzo che sia Ortensi che Carturan ne hanno qualcosina di più e quindi riescono un po' ad andarsene, forse anche a riacciuffare i primi due. Sì, abbiamo visto che anche qui è uscito abbastanza largo da terz'ultima curva del tracciato. Adesso c'è Bilancini che lo insidia, ha perso terreno rispetto a Carturan. E niente, adesso c'è Carturan su Ortensi. Vediamo un attimino, qui si fa vedere, tenta l'attacco all'interno, vediamo se si toccano. E Ortensi è stato ben largo per evitare il contatto, ma anche qui Bella sfida. hanno cercato l'incrocio di traiettoria, ma Carturan ha portato a termine un bel La sorpasso. rivincita di Monaco, attenzione. È uscito molto veloce dalla curva che precedentemente aveva sbagliato, quindi però non riesce a finalizzare il sorpasso con Ortensi. È in staccata, credo che la Porsche forse ne abbia qualcosina di più, non lo so. È un bel trenino questo qua, dalla terza, quarta, quinta, sesta posizione, tutti molto, molto vicini. Eh sì, teniamo un attimo le telecamere puntate su questo gruppetto di piloti, capitanato da Carturan, Ortensi, Gianni Monaco, Bilancini e Matteo Biasso, che adesso tenta lui il sorpasso su Bilancini. Vediamo che le telecamere vanno a puntare, si fa veramente minaccioso adesso Biasso. Errore di Ortensi che è uscito, perde due posizioni. No, sì. Mamma mia, lo stesso errore che aveva fatto Monaco, solo che in un'altra curva. Vabbè, sono molto tirati. Per tenere il passo di Tortella e Melonari, mi sa che devono dare il 101%. Si vede che sono molto al limite comunque, si vede sia Monaco che Ortensi, ma lo stesso Bilancini, che sembra averne comunque di più, però non con formazione del tracciato gli è veramente difficile cercare di trovare quel guizzo per sorpassare Ortensi, che è veramente un osso duro, e ha sempre dimostrato questo. E comunque, vediamo che si sono un attimino hanno fatto un po' da elastico, adesso non sono più attaccati come lo erano prima, comunque sempre molto vicini. Nel frattempo vediamo se andiamo sulla lotta di Santa Croce, perché non vedo più Giuttari. Ecco, ha perso, eccolo qui Giuttari, si trova davanti alla Ferrari di Samuel Catta, e quindi anche lui ha perso parecchio terreno per via di un contatto che magari ci siamo persi. Giuttari lo vedo in 22ª posizione.
attualmente. E vedo pure che Tortella sta prendendo qualche decimo da Melonari. Attualmente ce l'ho, stanno passando sul traguardo, quindi i tempi si aggiornano a un secondo. Per cui grande ritmo di Lorenzo che sta martellando, e Melonari un attimino è un po' in difficoltà forse. Guarda, io sto con le telecamere davanti a un altro gruppetto di piloti capitanato da Giovannelli, con Brunini, Reali, Mechetti, Simone Vigni e anche lui wildcard per questa gara, e Gianluca Gilli. Eccolo qui davanti, però deve ancora recuperare terreno, ha appena superato Alessandro Morandi. Adesso il suo distacco è sull'ordine dei 2 secondi rispetto a Massimiliano Doria, che è l'ultimo capofila del gruppetto di prima. Anche qui, insomma, nutrito gruppo molto aggressivo, e niente, va bene, torniamo davanti con Lorenzo Tortella e Melonari, che come hai detto tu Giacomo ha visto che ha preso qualche metro su Andrea. Ricordiamo che c'è il pit obbligatorio comunque. Sì, pit obbligatorio, quindi mi sembra in una gara sempre di queste sprint dove Lorenzo aveva perso qualche posizione in questa storia del pit che forse non aveva gestito al meglio, quindi magari sta pensando a questa cosa che gli è successa, sta prendendo un po' di margine, questo non lo so. Non lo so, però vediamo, salutiamo grande Giorgio Cornacchia, team manager del GTWR Carmen. Intanto stavo vedendo che Tortella e Melonari hanno dato quasi 5 secondi a Carturan, per cui è un bel viaggiare quello che stanno mettendo in pista. Sì, andiamo subito davanti a loro con Monaco, Ortensi e Bilancini, che sono ancora lì. Carturan ha preso vantaggio adesso, Carturan si è liberato un po' di loro e riesce a girare un po' più pulito e a mettere qualche decimo giro dopo giro. In questi 2 giri comunque ha messo quasi più di mezzo secondo su Gianni Monaco. Eh sì, anche perché questi 4 piloti devono difendersi da chi gli sta dietro, e l'ultimo deve attaccare chi sta avanti, quindi inevitabilmente perdono tempo. E poi abbiamo visto che quando l'uno, quando l'altro hanno commesso degli errori, ed ecco qua il vantaggio di Carturan su questo gruppetto. Tanto quasi 45 minuti di gara restano e credo che sia ancora un po' prematuro parlare di pit stop. Molto probabilmente si fermeranno tutti all'incirca metà gara, adesso non lo so, ma ipotizzo che avranno diviso in 2 la strategia. Sì, come la maggior parte delle sprint più o meno hanno sempre diviso in 2, magari quello che ci si attende che possa variare un po' la strategia è sempre Bilancini, che c'è un po' sorpreso a volte con le sue strategie. Ricordiamo quella una su tutti dove vinse in gara 4 su Tortella grazie proprio alla strategia, la gara 5 l'ha persa per la strategia, però insomma è quello che prova sempre qualcosa di diverso. Adesso stavo vedendo Ortensi su Monaco che nel rettilineo principale non è riuscito a guadagnare nemmeno un metro, quindi questo è la Mercedes, lo sappiamo, un gran motore, e la Porsche un pochino paga questa differenza. Eh sì, vediamo, comunque è veramente difficile tentare il sorpasso se non per qualche sbavatura del pilota davanti. Voglio andare a vedere un attimino anche nelle retrovie, ho paura di perdermi comunque qualche sorpasso qui, perché è cambiata la grafica, Giacomo, rispetto all'ultima gara, e non ci dà più i tempi il distacco in tempo reale.
e quindi faccio più fatica a seguire magari le lotte più dietro, ma vediamo il quartetto di prima di Tramme, Chetti, Reali sono abbastanza separati. Eccolo qui Gianluca Gilli che ha superato sia Poli, Vigni che Morandi e adesso si trova a doversela vedere con Mechetti. Diamo Beh, l'unico. Gianluca, ricordiamo che è partito in ultima posizione, non ha volontariamente fatto la qualifica, per cui partendo dall'ultima posizione già si trova in tredicesima, per cui beh, sappiamo che indubbiamente il suo nome, diciamo, lo precede come fama, quindi sicuramente farà una bella gara, finirà molto probabilmente anche tra i primi 10 se non succede adesso non so cosa, però il potenziale c'è tutto. Tra l'altro adesso attacco su Mechetti alla curva 1, finalizza il sorpasso molto probabilmente, un sorpasso molto pulito all'interno, sì. Sì, non ho posto la minima resistenza a Mechetti su Gilli, che adesso si lancia a prendere Giuseppe Reali in undicesima posizione, insomma è ancora un po' più distante Reali, però insomma lo inizia a vedere. Reali attualmente io ho come distacco 4 secondi e 6, per cui troppo tempo dovrà passare prima che Gianluca lo riacciuffi, Va, però vediamo. sicuramente ne riparleremo fra poco. Sì, vediamo anche i tempi che gira, perché comunque adesso stava dietro a Mechetti il suo tempo 1.43.1 nel il suo best, l'ultima tornata è 43.7, Reali ha girato più veloce di lui, quindi iniziamo magari a essere un po' più difficile, un po' più lento a ricucire il gap su Giuseppe Reali. Comunque torniamo, allora andiamo avanti e vediamo sempre il terzetto, anzi il quartetto di Monaco, Ortensi, Bilancini e Biasso. E nel frattempo Tortella a giro veloce, 1.41.760. Seguito il giro veloce di Melonari, 1.41.9. E poi tutti sopra l'1.42. Quindi gran bel giro di Tortella. Sì, ma sono i primi tre comunque anche Melonari e Carturan che sono abbastanza tranquilli e non in lotta tra di loro, girano, sono gli unici tre che sono scesi sotto il 42 attualmente. Un po' più fatica a Monaco perché insomma anche se la deve vedere per difendersi dagli attacchi sia di Ortensi, di Bilancini, li vede tutti là dietro agguerriti. E comunque sono abbastanza stabili ancora nelle loro posizioni e probabilmente ne vedremo più delle belle un po' più in là. Il meteo da sempre sole, giusto? Sì, sempre nuvoloso con temperatura dell'aria 29, della pista 37, con clear come grip, per cui nulla di invariato da inizio gara. Forse sono calate un grado le temperature, era un 38 della pista, forse, ma non credo che sia così importante. E vediamo se potrebbe influire su qualche vettura, però insomma non penso poco poco. Salutiamo Alex. Ti chiede Giacomo, gli pare di capire che la Porsche sono auto molto forti o sbaglia? Ah, attento Indubbiamente. nel frattempo Ortensi arriva a lungo e gran pacca con Gianni Monaco, ho visto anche in diretta, meno male che l'avevamo in sovraimpressione, adesso Monaco per fortuna non ne risente più di tanto e perde parecchie posizioni Ortensi. Monaco c'ha le spalle larghe, cioè la Mercedes prima che la sposti, insomma, troppo ce ne vuole. Ecco, vedi, per rispondere la Mercedes è più forte a livello fisico della Porsche. Muscolare forse, no, muscolare non lo so, di peso sicuro. Assolutamente sì. Eh sì.
No, le Porsche bisogna dire che hanno una ripartenza dalle curve che fa spavento. Cioè, mi è capitato qualche volta anche a me di fare qualche giro nei server e le Porsche in uscita curva se ne vanno. Ovviamente dipende da un milione di parametri, però il primo è colpa mia, nel senso che qualsiasi macchina prendo, la Porsche se ne andrà comunque sempre via da me. Però indubbiamente è una macchina, io penso sia più adatta a un percorso misto tipo questo qua. Infatti stiamo vedendo che due Porsche avanti e due Aston Martin, che lo stesso sono molto agili, sono delle macchine molto bilanciate, quindi la Mercedes forse essendo più pesante sulle curve per la lunghezza di una gara mette sotto stress forse un po' troppo le gomme. Mio parere. Saluto Andrea Rubes che ci viene a trovare anche lui. Ciao Andrea. Sì, anche se noi ci attendavamo e aspettavamo anche la Bentley di Porrega perché deteneva Assolutamente. il miglior tempo nelle prove libere. Quindi Eh sì, sì. è tutto relativo, dipende anche dalla forza del pilota. Sì. Ci abbiamo parlato prima dell'inizio della gara. Attenzione, Monaco su bilancini. Si è fatto vedere. In uscita curva è uscito molto più veloce di bilancini, ma non è riuscito a sopravanzarlo. Dicevo, abbiamo parlato con Donato nel cambio di sessione da qualifica a gara. Purtroppo ha avuto una disconnessione in qualifica e una volta che il server è passato in gara non dà più l'accesso, quindi è rimasto fuori. Purtroppo sarebbe stato sicuramente un protagonista. E nel frattempo poi mi fanno notare anche la rimonta di Gianluca Gili che si è sbarazzato in praticamente due giri anche di reali e che ha avuto sicuramente Questo qualche punto credo che difficoltà. Reali ha avuto un problema perché è anche dietro a Mecchetti, quindi forse Sì, credo. esatto. E quindi niente, adesso in undicesima posizione va alla caccia di Andrea Brunini, altra wild card del team Racing on the Web. E eccolo lì, lo vediamo, lo vede in lontananza, hanno mezzo rettilineo di distacco, però insomma arriva veramente a tutta birra il pinguo. Eh sì, Gianluca che ha un best di 1,43 contro un best di Brunini di 1,43,2, nemmeno tantissima differenza, per cui se la dovrà sudare Gianluca. Va bene, torniamo avanti con Bilancini e Monaco che sono gli unici due attualmente in gran bagarre tra di loro. E comunque Sì. penso anche qui non si daranno noia più di tanto, anche se sono praticamente vicini, perché comunque Bilancini adesso è davanti anche. In ottica campionato, questo è un ottimo risultato per Nicolò Bilancini. Sicuramente, Giacomo, per risalire un po' nella classifica challenge, del World Challenge, quindi delle gare sprint, dove lui, se non sbaglio, è in quarta o in quinta posizione. Adesso non me lo Un ricordo. attimo che controllo. Eh sì, e mentre comunque è abbastanza stabile nella sua leadership e quindi andrà anche a maggiorare il punteggio, Rinforzare la sua sì, esatto, posizione. sì, della classifica Allora. sia generale che comunque Endurance, dove lo vede praticamente quasi vincitore, una gara Endurance dal termine. Però insomma non c'è ancora la matematica per lui, quindi è una gara 100 minuti di Batros, se non sbaglio, è l'ultima e insomma ve ne vedremo. Adesso avremo, oltre questa gara sprint, la prossima tra 15 giorni ci sarà sempre gara sprint a Suzuka. E
E poi sarà l'ultima endurance da 100 minuti, questa, diciamo, l'endurance un po' più breve del campionato a Suzuka. Intanto la classifica delle gare sprint, diciamo, del challenge, vede Lorenzo Tortella in prima posizione con 122 punti, a seguire Carturan con 119, poi Melonari con 109, Borreca con 100, che oggi purtroppo scalerà parecchie posizioni, anche perché vedo Monaco con 99 punti, Santa Croce con 88, Bilancini con 80, quindi sì. Quindi sì, non è scontata la lotta tra Bilancini e Monaco, anche se sono dello stesso team, penseranno comunque a portare punti preziosi in camping classifica generale della World Challenge. E lo stesso troviamo comunque. Facciamo un piccolo resoconto. Allora, Tortella è primo. Abbastanza gira in 41,7, 41,8 in questo giro. Altro giro per lui a quasi metà gara, quindi ci si avvicina comunque alla sosta. Melonari gli è subito dietro, però. Melonari È un secondo, lo vedo un secondo. sì, è un po' come la lotta di Brands Hatch. Qual è che da mi sembra Brands Hatch che Brands Hatch era la posizione ha invertita con preso. Sì, esatto. Melonari in prima posizione, Lorenzo in seconda posizione che non è riuscito a sopravanzarlo nonostante molti tentativi. Qua probabilmente a posizioni invertite si rifarà la stessa storia. Esatto, poi vediamo che in terza posizione, anche lui stabile e abbastanza solitario, Roberto Carturan con la sua Aston Martin, e gira in 42,3, quindi gira abbastanza quasi 5 decimi più lento di Tortella. Quarta posizione per Bilancini, sesta per Monaco, sesta per Biasso, Matteo Biasso, eccolo qui. Vediamo che Ortensi ha un po' allontanato Santa Croce, che adesso si sta rifacendo sotto a Matteo Biasso in settima, ottavo per Pierfrancesco Santa Croce, Giusto Giovannelli, eccolo qui, in nona posizione, Andrea Bonini in decima. Gianluca Gilli, undicesimo per lui, vettura 71, livrea con colori Racing Gone 3. E Giuseppe Reali, eccolo qui, vettura 777 Bentley, compagno di squadra dello sfortunato Donato Porreca, in dodicesima posizione, gira in 43,2 e gira. Giovannelli e Pit, prima sosta. Eccolo qua, vettura di Giovannelli ferma ai pit. Nel frattempo vedo anche uno stop and go per Mechetti. Solito stop and go per Mechetti, mi sembra. Che sicuramente ha preso per il limitatore visto che ha fatto la sosta, quindi, cioè, sicuramente ipotizzo. Sì, probabilmente sì. Eccesso di velocità sicuramente nella pit lane. Telecamere puntate su Simone Vigni, che è attualmente in dodicesima posizione. Adesso le posizioni iniziano a scalare per via dei pit. Federico Zecchin, eccolo qui, la sua terza gara, se non erro, le altre non le ha partecipate tranne la prima e forse la quarta, adesso non ricordo. Si fa vedere su Pit stop Vigni. di Tortella e Melonari insieme. Andiamo qua, eccoli qua, vediamoli un attimino. Con penetrazione in diretta di Melonari su. Si può fare. Eh sì, Anche Santa Croce si ferma. Oh, ringraziamo Alex. E quindi vediamo un po' se qui ripartirà chi prima ripartirà. Vediamo anche la vettura numero 3, quindi quella di Pierfrancesco Santa Croce, che si ferma anche lui ai box, metà gara esatta, quindi per loro. Tortella Un subito giù pelino la prima di macchina. Sì, Lorenzo, sì. eccolo qui. Tortella è. Ma adesso ha preso un po' di più, eh.
guadagnato Sì. forse 1 o 2 secondi da questa sosta Lorenzo Beh. Tortella. Sì. Tra l'altro vedo Melonari che sta arrivando con Vigni. Vigni, si giocano la posizione staccata. Vabbè. Vigni. Melonari forse gomme fresche è riuscito a dire la sua. Anche perché insomma Vigni non è che poteva più agevolare più di tanto perché si trova dietro Zecchin che lo insidia. E adesso insomma bisognerà portare subito in temperatura le gomme per andarsene immediatamente e recuperare su Lorenzo Tortella. Adesso il vantaggio sembra essere un po' più importante rispetto a quando sono entrati. Drive through per Brunini. Drive through anche lui per Brunini. Nel frattempo abbiamo visto l'uscita di pista della vettura di Massimiliano Doria e lo troviamo ancora fermo a bordo pista. Ecco, adesso è rientrato, bandiere bianche per lui, le vetture lente, non so cosa stanno a indicare quelle bandiere bianche. Tanto segnalo che Mecchetti ha scontato la penalità, sta rientrando adesso in pista. Eccolo qua, esce sia Mecchetti, esce sia Giuttari, Ortensi ai box, Biasso, Monaco e Roberto Carturan sono tutti e tre ai box. Eccoli qua, mettiamo. Adesso riparte Ortensi, una pitlane folta anche Gilli ai box. Vediamo chi ripartirà tra di loro per prima. Anche Antonacci si è fermato in box. Vediamo Cartona, vediamo la vettura del Team 7 Junior 77, quella di Massimiliano Doria, che anche lui si è fermato ai box. Eccolo qui, riparte Cartona, vediamo se riesce a venire ai box. Ecco Santa Croce in lotta con Santa Croce che lo passa, però Santa Croce si deve ancora fermare. No, Santa Croce ha fatto il No, pit. Santa Croce si è fermato, esatto, quindi è giusto, quindi ha guadagnato una posizione Santa Croce. Adesso Credo proprio di vediamo. sì. Sì. Intanto ti segnalo che Mecchetti è uscito dal server perché quando ha scontato la penalità credo che ne abbia presa un'altra, quindi Ah, si è ok. parcheggiato fuori pista, ha fatto esca. Bellissima gara, no, di Giovanni Michetti, ci dispiace, vabbè. E vabbè. così, nel frattempo l'attuale leader Bilancini si ferma ai box, il turno suo per espletare la formalità della fermata. Vediamo che Tortella è attuale secondo, vediamo dove si trova, parte finale, quindi si Sta affrontando appresta, l'ultima sì. curva, sì. Ultimo tornantino di Kyalami. Beh, da Tortella, da Melonari, con il pit ha guadagnato tantissimo. Ha guadagnato 4 secondi. Addirittura Melonari adesso è davanti a Ortensi, quindi si appresta. Non ho capito se si appresta a doppiare Ortensi, perché in teoria sì. Ortensi a me mi dice che ancora si deve fermare. No, Ortensi si era fermato. Probabilmente ha avuto un problema. Adesso ecco, si fa sdoppiare. Infatti, ci sono le bandiere blu per Armando Ortensi. Avrà avuto un problema che ci siamo persi. Vediamo se riesco a trovarlo. Ma è meglio di no perché ho paura di mandare in crash il replay. Però vabbè, comunque vediamo che. Tortelli primo, secondo Melonari, terzo è Bilancini che è riuscito a rientrare in terza posizione. E quello che vediamo che ha perso Carturan tanto è Carturan. settima posizione con dietro a Santa Croce che si è già fermato, quindi sì, ha perso un bel po'. Sì, avrà perso un tanto tempo in box, probabilmente avrà dovuto o riparare la vettura o sarà stato qualche problema tecnico per lui, ma fatto sta che si trova dietro a Santa Croce e quindi con un Settima posizione a me mi dice.
Sì, sei in settima posizione dietro a Santa Croce, quindi dovrà ricostruire tutto quello che aveva guadagnato nella prima parte di gara. In questa ultima parte di gara, che mancano solamente 25 minuti, il che è praticamente impossibile, tornare a lottare per il podio, visto che comunque ha un distacco. Vediamo se riesco a capirlo Ah, eccolo qui, il gap, eccolo qui. Vedo Melonari che si trova a 2 secondi. E dopo, No, non giusto? penso. Guarda che Melonari io l'ho in gioco. Mi dice che ho 5 secondi, Da quasi 5 Tortella? secondi e 2. Ok, allora Sì. questo gap da Tortella e Melonari non so cosa sia, perché mi dà 1,4, 1,5. Probabilmente forse sul tempo. Sul tempo attuale, però non ne ho idea. Comunque va bene. Sì, in effetti poi visivamente Melonari e Tortella sono abbastanza distanti. Adesso Tortella ha appena passato la vettura di Brunini, anzi no, quella di Poli, che stranamente è ancora in pista, Giacomo, visto come... Vabbè, dallo scambio di messaggi che c'era stato nel pre-gara era più pessimista, devo dire la verità. Invece sta portando a termine il suo compito, quindi tanto di cappello. Eh sì, e quindi ma adesso da purtroppo il ritiro di Gianluca Agilli, problemi tecnici al pit, e magari ci spiegherà in chat cosa gli è successo. Peccato perché insomma stava facendo veramente una bellissima Una bella rimonta. rimonta, sì. Eh sì. E più che altro ci faceva piacere di averlo di nuovo nelle nostre competizioni. Io nel frattempo stavo vedendo che allora il distacco che ha Bilancini, che è in terza posizione, da Melonari, che è in seconda, è abissale, 18 secondi e 6. Non so cosa sia successo ai bit, ma qualcosa di importante è successo. Eh sì, allora nel frattempo diciamo un attimo la classifica, Un anche quella che attimo, va, sì. Carturan Santa Croce, perché ecco, si sono giocati la posizione nella prima curva, però è rimasto avanti Santa Croce. È molto vicini. Non so dove eri te, ma questa credo sia attualmente una delle poche battaglie in pista. Sì, assolutamente subito messo lì, si fa vedere. Tenta di farsi vedere in tutti i modi Roberto Carturan. Sì, che poi in quella curva in appoggio lì non è nemmeno facile restare così vicino. Molto probabilmente Carturan ne ha un po' di più di Santa Croce, quindi. Anche la vettura di Santa Croce, l'Audi, lo stesso pilota, è lo stesso, buone prove che comunque stanno facendo sia lui che Giuttari, specialmente specialmente la gara scorsa, non tanto questa, che lo troviamo in quindicesima posizione. Però comunque Santa Croce riesce a lottare con piloti della top 3 in classifica, diciamo, abbastanza agevolmente. Sì, assolutamente Sì, è sì. riuscito a trovare magari il bandolo della matassa per settare questa la sua Audi. Sono due gare che lo vediamo anche lui in grande forma. Sì, poi Santa Croce adesso non ho idea se si sta avvicinando a Biasso, anche perché è a 2 secondi, nemmeno tanto distante. Potrebbe, per il finale di gara, magari si potrebbe creare un bel trenino qua, bella bagarra. Sì, Biasso ultimamente ci ha abituati a questi stint molto diversi tra loro. Fa un primo stint, non è la prima volta che succede, molto veloce, molto attaccato ai primi, e con dei secondi stint più sottotono. Eccolo qui, pensavo che andava a vedere e a prendere l'interno, ma adesso si fa vedere, rimane all'interno, tenta il sorpasso. San Carturan Santa Croce, sì sì. Beh, interessante, sì su questa
destra-sinistra, forse Carturan riesce nel sorpasso, si rifà sotto, Santa Croce all'esterno, ma ha avuto la meglio Carturan, credo. Sì, è un grandissimo sorpasso, bello, veramente sì. Bellissimo. Sia la manovra di Carturan sia la tentata difesa di Santa Croce, che comunque non ci sta, si fa ancora vedere all'interno. Carturan lo vede. Si sono toccati, eccolo qui. Problemi, insomma. Vabbè, si sono toccati e quindi niente, Carturan non perde posizioni, deve ricostruire il vantaggio. Vedremo adesso se Santa Croce lo aspetterà oppure farà un qualcosa. Eccolo qui, sì, l'ha aspettato Santa Croce. E si è accorto dell'errore, addirittura insomma, sì, lo fa ripassare davvero gentleman. E che conosce anche le dinamiche della direzione gara, per cui può darsi che ha... sì insomma anticipato, esatto, sì varie cose. Vabbè, va bene, quindi Carturan si è ripreso in pista quello che aveva guadagnato qualche curva fa e quindi adesso è in sesta posizione. Non penso che avrà rotto o compromesso l'aerodinamica della sua vettura con questo contatto. Vediamo che noi stavo parlando di Biasso, però io vedo Biasso comunque sia, nonostante loro magari lo stavano riprendendo, è comunque in quinta posizione, che fino adesso è il suo miglior risultato in questo campionato. Adesso si appresta a passare un trio di piloti, dovrebbero essere Doria, Pasquazzo e anzi Catta, sì. Sono in lotta tra di loro, Poli, Doria e Catta e nel frattempo sì. Sto vedendo Reali Baldi che è da circa metà. Beh, oddio, chi c'è? Morandi, Reali Baldi, molto molto vicini. Eccoli qua, vediamo, largo di decimo, undicesima, dodicesima posizione. Sì, la gira molto largo. Chi è il primo? Morandi, sì, davanti a tutti. Morandi. È Morandi e Baldi. Aggressivo su Giuseppe Reali che mamma mia, spallata che spallata a Morandi, il terzo gol, esatto, sempre così, esatto. Baldi ne approfitta della spallata di Reali su Morandi, insomma Morandi perde una posizione, Morandi ne perde una, Baldi ne guadagna due. Il succo del sorpasso. Sì, beh, è stato un po' paziente, ha frenato un pelino prima degli altri due, quindi si è trovato tutto preparato, tutto a posto. Si tenta ancora di farsi vedere all'interno, forse una leggera toccata c'è stata con Alessandro Morandi, adesso Reali si riporta in avanti, quindi si rimette in mezzo le due Aston della Team Sim League. È una vettura molto provata quella del fianco destro di Giuseppe Reali. Vabbè, si sta divertendo, che c'è di male? E va bene, dai, mancano 16 minuti e quindi noi ci stanno facendo ancora divertire un po' tutti quanti. Se le posizioni davanti con Tortella sembra abbastanza delineato e avanti rispetto a Melonari, che ha guadagnato comunque 3-4 secondi dal pit in poi grazie al suo pit, sia Melonari che Bilancini sono senza rivali o avversari in questo momento, anche Monaco, lo stesso Monaco. Sono molto distanti, sì. Dalla prima fino alla settima posizione, molto distanti fra di loro. Attualmente le battaglie, se così si possono chiamare, in pista sono quelle che abbiamo visto tra Baldi, Reali e Morandi, che praticamente si è risolta con quel contatto e adesso anche loro viaggiano abbastanza distanti.
Nel frattempo vedo che Hortensi ancora deve fare il pit, ma com'è possibile? No, no, Hortensi l'ha fatto. Hortensi l'ha fatto il pit, però ha avuto un problema sicuramente all'uscita del pit con qualche contatto. Adesso è in piena lotta con Marcello Pasquazzo. E gli prende la posizione, la sedicesima posizione attuale per lui, diventa la quindicesima qui sul traguardo. Vabbè, quindi niente, comunque rimarcavo il fatto che sia Pasquazzo che Samuel Katta, gli unici due piloti con la Ferrari, e quest'oggi sono ancora in pista, molta sfortuna per loro nelle precedenti gare. Adesso stanno comunque cercando di portare a termine la vettura ancora con Lotto, perché insomma lotta con Hortensi non è poco per Marcello Pasquazzo. E lo stesso Katta comunque è in ultima posizione, ma è comunque vicino a Poli e Rotondo e Doria. Poi li vediamo sottotono, Giacomo. Infatti già dai primi metri che ha fatto non partendo praticamente insieme agli altri già si era visto che forse c'è stato qualche problema tecnico, non so di quale natura, però tant'è che poi anche in pista non è che sta brillando più di tanto, via. Vediamo il contatto con Doria. Siamo praticamente visti. Poli approfittava del fatto del doppiaggio di Biasso su Massimiliano Doria, o era Zecchin, ma adesso non, no, era Doria, era Ti Massimiliano Doria. informo ufficialmente che Poli non finisce la gara. Sì, ce l'ho davanti. Vabbè. No, stavo vedendo nel frattempo che commentavi quei tre piloti che Giovannelli e Santa Croce sono molto vicini. Io pensavo che Santa Croce riuscisse un pelino a staccare su Giovannelli, invece no. Invece ho visto già un paio di attacchi di Giovannelli su Santa Croce, quindi attualmente sono i piloti più vicini. Anche Giuttari e Vigni vedo molto vicini. Stiamo parlando della 13ª e 14ª, mentre Santa Croce e Giovannelli, ma settima e ottava posizione. E vabbè, comunque rimaniamo un attimo su Giovannelli e Santa Croce. Sì, hanno un comportamento un po' strano, lasciami passare questo termine, perché come adesso vedi sei decimi, poi alcune parti della pista Giovannelli le interpreta in modo migliore rispetto a Santa Croce e si fa molto sotto fino a provare la staccata, per cui lo so, nonostante che abbiano la stessa macchina. Sì, hanno stessa macchina, probabilmente stesso set, si aiuteranno a vicenda, non Sì, so. molto probabile. A meno che Santa Croce abbia avuto qualche problema nel contatto che abbiamo visto prima, ma mi è sembrato molto leggero. Ma probabile che sia più una questione di concentrazione, che lì l'abbia un po' persa, probabilmente. Sì, credo. E quindi abbia lasciato andare un po' Carturan da solo. E anche perché mancano 11 minuti alla fine di questa gara sprint World Challenge, chiamata World Challenge. Sì, con Tortella che sta continuando a guadagnare su Melonari, ma credo che Andrea alla fine abbia fatto due conti, avendo visto che non riesce comunque ad impensierire Lorenzo, tanto vale prendere con sicurezza la seconda posizione. Eccolo Anche qui. perché Bilancini, che è in terza posizione, è molto distante dalla coppia di testa. Eccolo qui Lorenzo Tortella. Adesso cambiate le grafiche un po' anche del gioco da parte di Kunos. Man mano sistemeremo anche noi le nostre.
E beh, un'inquadratura comunque meritata per il pilota del team Racing, Rot Racing Team, che è in questo momento, quanto mancano 10 minuti alla fine della gara, il leader di gara 8 del GT Series. Sì, che di Campionato, fatto sì. va a rinforzare la sua prima posizione in classifica perché Carturan, che in classifica è in seconda posizione, è in sesta attualmente nella gara. Quindi prende un bel vantaggio, anzi sicuramente Carturan verrà sopravanzato da Melonari che ha 10 paga solo 10 punti di ritardo. Ricordo che Tortella ne ha 122, Carturan 119, Melonari 109 e Donato Porreca 100, Monaco ne ha 99, Santa Croce 88, Bilancini 80 e via andando giù. Sì, ancora nonostante questa gara, ancora nulla scritto, che ci sarà sicuramente, poi no sicuramente, sarà l'ultima su quale si decreterà insomma il vincitore delle gare sprint. Ce ne vorrà ancora un'altra per decretare sia il vincitore dell'Endurance Cup che del GT Series, che è la classifica che racchiude un po' tutte le gare, sia World Challenge che Endurance. Che vede attualmente la leadership di Nicolò Bilancini, che sta correndo sicuramente in difesa in questa gara, e nonostante tutto è in terza posizione, quindi altri punti importanti per lui da mettere in classifica. Detto questo, Giacomo, vediamo se c'è qualche lotta in pista. Vigni, Giuttari, Ortensi. Eccoli qua, Vigni, Giuttari, Ortensi. Andiamo su Simone Vigni, che è il primo, la Porsche nero-verde con bande gialle, sembra un po' la pemaia. Sì, Ortensi poi si fa vedere su Giuttari, eccolo qui. Vediamo, Ortensi deve, sicuramente il pilota che ha un po' più decimi rispetto ai due davanti, contando anche la Beh, prima parte di assolutamente sì. gara, sì. Anche perché Ortensi ha un best di 1,42,3, mentre Giuttari ha un 43,0 e Vigni ha un 43,4. Quindi, infatti, Ortensi mi pare di vedere che ha sopravanzato l'Audi di Giuttari e si mette alla caccia di Vigni. Ok, un attimo, c'ho un po' di problemi io. Ok, andiamo su Ortensi, che nel frattempo ha passato, sì, Giuttari. Non so cosa mi stia facendo. Non vedo più niente, non so nemmeno se siamo live in questo momento. Ah, ok, niente, ho aperto la pagina, perfetto, ci siamo. Posso chiudere? Ancora Ok. fa in tempo a vedere il sorpasso di Ortensi. Sì, ecco, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ce l'ho fatta a Ah, tornare con Vigni, Ortensi, indecisione, sì. sì, l'ultimo tornante, Ortensi ne approfitta subito, vabbè. Subito mettiamo il faccione di Armando Ortensi, che si va a prendere la 12ª posizione, Ortensi in 13esima. 13ª posizione, ecco, 13ª posizione per lui. Vediamo se dietro di lui riesce il sorpasso di Giuttari su Vigni. È un gran bel ritorno quello di Simone Vigni, una gara senza errori, una gara costante. Anche la sua, Nel non frattempo,
Dico, vai, nel vai, frattempo Giacomo. stavo vedendo anche quello che dicevamo prima, cioè Giovannelli su Santa Croce. Credo proprio che ci sia un gioco di squadra sotto questo punto di vista, nel senso che Giovannelli resta fermo lì, quindi probabilmente significa che ha qualcosina, ma non riesce a capitalizzare questi decimi che forse ha nel taschino. Eh sì, intanto poi Giuntari ha passato Simone Vigni all'interno in curva 6 e quindi ok, ma stesso se ne ha preso già qualche metro di margine rispetto a lui e va bene, quindi il sorpasso anche di Giuntari su Vigni è fatto, vediamo noi. In nona posizione troviamo Andrea Brunini, altro pilota del team Roth Racing Team, che ha appena doppiato la Ferrari numero cos'è la di 10 di Catta. Ecco, adesso si fa doppiare dalla vettura Sim League, dalla Aston Martin Sim League di Morandi. E Brunini comunque in nona posizione, ottimo piazzamento per lui fino a questo momento. Giusto Giovannelli, vediamo, ha preso un po' di distacco, quindi non è più attaccato a Santa Croce. Carturan non è. Carturan si era riavvicinato a Biasso, Ci abbiamo 3 minuti di vantaggio. Un attimo, adesso rimaniamo su Roberto Carturan per cercare di capire se si riesce a riuscirà ad avvicinarsi a Biasso. Adesso si trova anche due doppiati Biasso davanti a sé. Intanto io controllo Brunini Baldi perché Baldi sta recuperando e di gran carriera su Brunini, quindi ti faccio sapere. Ok, quindi problemi di accensione del motore per quanto riguarda Daniele Poli, che salutiamo. E diciamo che è durato anche troppo rispetto alla media. Cioè, di accensione perché non è riuscito a dargli fuoco prima o perché gli si è fermato Ah, con le... probabilmente non aveva settato i tassi di Ah, accensione della ok. macchina. Lo aspettavamo in cabina di regia. Insomma. Prego, Vabbè, buon per lui, è rimasto più in pista, quindi... prego. Vabbè, Cartoland si è rifatto vivo, si è rifatto veramente sotto. Ah, su Biasso. E vediamo quindi Porsche 991, numero 991 come la macchina di Matteo Biasso e vettura numero 33, quella di Roberto Cartona, che si giocheranno a 1 minuto e 50 secondi dalla fine della gara, la quinta posizione e vediamo che Tortella avanti da solo. Eh sì, Melonari. intanto attenzione, non so dove sei, ma Baldi ha ripreso Brunini e stanno sul rettilineo dei box, rettilineo principale. Ci vediamo questo rettilineo per poi mettere l'immagine ancora su Biasso e Carturan per poi ritornare subito su Tortella che ha in questo momento passato il traguardo per l'ultimo giro. Beh, direi grande prestazione di Tortella. Nulla da dire. Sì, direi di andare su Lorenzo Tortella. Beh, sì. Vediamo l'ultimo giro in compagnia di Lorenzo Tortella. Qui ci dà vettura 25, probabilmente ancora ha sbagliato qualcosa perché lui dovrebbe avere la vettura numero 24 e quello è il suo numero di gara. E Ferrari di Catta davanti a lui, quindi bandiere blu per Samuel Catta. Giacomo, tu nel frattempo magari mi dai un'occhiata su Carturan e su
gli altri piloti in lotta, Sì. cos'era? Vigni? No, erano Un Brunini. contatto Carturan-Biasso è un'entratina abbastanza importante, però Biasso resiste, si riprende la posizione. Tamponata di Altra Carturan. tamponata di Carturan. Eh sì. E va bene, ritorniamo comunque su Tortella che si è appresta a chiudere la vettura. Vediamo un attimo poi come si posizioneranno sia Carturan che Biasso. Poi vediamo anche la DG cosa deciderà a fine gara in base ai reclami. Eccolo qui, Lorenzo Tortella vince, bandiera a scacchi per lui, vince gara 8 di Kala e Kajalami. E Intanto io davanti sto su Baldi Brunini perché hanno tagliato adesso il traguardo, quindi ancora sono in lotta per un giro e sono molto vicini. ecco qui bandiera a scacchi anche per Andrea Melonari, ottima seconda posizione per lui. Vediamo Nicolò Bilancini al tornantino, si prepara a chiudere il podio qua a Garayami, va a muretto a festeggiare perché comunque sa che è un risultato molto importante per lui in ottica campionato. Gianni Monaco in quarta posizione e quindi telecamere su Carturan e Biasso. Biasso adesso sono molto, però sono distanti, Giacomo, sono distanti Sì. adesso. No, Brunini Baldi. Ah, ok, Brunini Badi. Comunque Carturan va a chiudere in quinta posizione e Biasso in sesta. Oh, errore di Baldi. Mamma mia, è finita qui. Perde la macchina al tornantino in salita e sì, se l'ha giocata un po' come va. E non è Fare il tutto per andata. tutto e no. E non è Decisamente andata. no, ha Vabbè, perso il posteriore, quindi. sì, dai, Santa No, Croce ti volevo comunque. Sì, ha segnalare fatto 7, un 100. attimo. Sì, ti metto che Brunini è ottavo e taglia il traguardo. Sì, che Ortensi ha preso una penalità di 130 secondi, quindi credo che non abbia fatto il pit. No, io l'ho visto in box però a fare il pit. O Adesso. è successo qualcosa che magari, boh, non lo so, però il gioco gli ha dato 130 secondi di penalità. Vabbè, dopo approfondiremo magari con lui in chat su Discord e vedremo un attimino cosa gli è successo. Vediamo, allora, quindi abbiamo detto che Giovannelli, Brunini, Baldi, Morandi, Giuseppe Reali in undicesima posizione, Giuttari, Simone Vigni, Pasquazzo Rotondo, Ortensi e Samuel Catta. E i ritiri sono stati quelli di Antonacci, Gilli, Zecchin, Mecchetti e Daniele Poli, quindi 5 piloti a ritiro quest'oggi, 17 piloti arrivati, è un numero comunque importante. Quelli di Bilancini, che con la terza posizione di oggi mette veramente una seria ipoteca sul campionato. La vittoria di Tortella comunque non regala nessuna matematica nelle due classifiche, ma gli aumentano i punti suoi nella classifica World Challenge e anche quelli di Melonari, ovviamente. E niente, Giacomo, Sì, nel gara 8, sì. frattempo stavo leggendo in chat che ci sono già le prime discussioni tra Carturan e Biasso, vabbè, poi magari si chiariranno in TS e quant'altro. Vabbè, sì, ci sono tutte le varie soluzioni per Assolutamente. chiarirsi sia in chat che con la direzione gara, che prenderà provvedimenti qualora insomma arrivassero dei reclami. Va bene, e adesso vediamo anche Bilancini che rientra ai box, le vetture stanno tornando piano piano tutte ai box. Gara 8 è conclusa, Kyalami è andata, adesso tra 15 giorni sarà l'ultima gara sprint sul circuito di Suzuka, se non erro, e quindi niente, quindi ancora punti in palio da segnare per poi decretare il vincitore delle gare World Challenge. Giacomo, grazie. Grazie a voi, insomma, spero che sia stata una bella gara. A me onestamente è piaciuta, ci sono stati diversi scontri in pista, quindi bellina, bellina, via.
Dai, è stato molto interessante, anche un folto numero di spettatori che ci ha tenuto compagnia anche in chat, che a cui va il nostro saluto, il ringraziamento. Ci sentiamo tra 15 giorni. Assolutamente sì. Ciao, a fra 15 giorni.